Noi abbiamo qui in esposizione alcune sculture in legno e alcune sculture in pietra. Pietra che, a differenza del travertino che, diciamo, che è usuale scolpire, io ho cercato di scolpire un elemento, se vogliamo, molto difficile da scolpire, che è la roccia. Quindi ho fatto un lavoro, come dicono i scultori, a graffio. A graffio si intende dire con un piccolo chiodo d'acciaio da carpentiere. E lì quindi ci sta il lavoro lungo, con molta pazienza, perché la roccia fa parte della famiglia dei cristallini e si può rompere da un momento all'altro lavorando, bisogna andare a molto 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 leggero. Poi ci sono alcune sculture fatte in vari tipi di legno, il faggio, l'olmo, legni molto duri, pure lì stiamo che non sono adatti alla scultura. Questo lo può fare un hobbista o un amante proprio che ha tanta di quella passione che riesce a tirar fuori da una materia grezza quello che è una cosa visiva che ci tocca al cuore, all'anima. Ci sono ben 40 opere in due stanze, qui al giardino d'inverno e alla parte superiore della sala Michetti. La cosa che mi ha reso felice, appunto, come diceva lei, è portare una mostra Quirinale, un mio presepe qui dietro le spalle, che è stato veramente, diciamo, applaudito nel vero senso della parola, in quel senso, perché l'arte presepiale qua in Italia bisogna andare con i piedi di piombo, l'abbiamo inventata noi, però quando vediamo che ci sta una certa richiesta, diciamo, allora fa piacere. Noi siamo qui dal giorno 17 dicembre, è in esposizione qua all'emiciclo e saremo fino al 2 gennaio.